Dal 2006 la città di Torino si è dotata di un assessorato specifico che si chiama, che è il mio, quello che io rappresento in questo momento, che si occupa di coordinamento delle politiche di integrazione per nuove cittadinanze. E in queste parole è contenuto un po' l'approccio e la politica che questa città ha fatto da molto tempo e adesso ha anche formalizzato all'interno di un assessorato specifico. Vale a dire, il tema è come attrezzare un'area urbana che sta cambiando demograficamente, socialmente, culturalmente, a diventare una città moderna, contemporanea. A noi piace chiamarla una città cosmopolita e plurale. Torino, città plurale, è una città che deve saper riconoscere le diversità come elemento e fattore di ricchezza e crescita dell'area urbana. Diversità che non sono soltanto esclusivamente etniche e culturali, ma sono anche sociali, generazionali, di stili di vita. Per cui per noi è importante affermare il principio fondamentale, che è poi contenuto anche nei principi, nell'articolo 3 della Costituzione italiana, che significa dare sostanza a questi principi, lavorando con delle politiche specifiche che consentano, da un lato, di rimuovere gli ostacoli che consentano l'esercizio della piena cittadinanza, ma dall'altro anche di tenere insieme una comunità che, se non è accompagnata, rischia di non riconoscersi nell'altro. Per cui il 21 marzo rappresenta esattamente una delle tappe. Parlare della giornata internazionale contro il razzismo significa affrontare un tema che è quello della diversità, che non deve essere vista come un fattore di paura, di esclusione, di segregazione, quanto piuttosto come un elemento arricchente. Queste sono parole che rischiano però di essere parole astratte se non vengono agite quotidianamente, se non si recupera anche nello spazio pubblico, nelle scuole, nei luoghi di incontro, una modalità di incontro e di riconoscimento dell'altro come portatore di diritti, di doveri e di cittadinanza. Per cui questo è un po' il senso e lo spirito del nostro sostegno e del nostro appoggio all'iniziativa del 21 marzo, che siamo molto contenti di poter ospitare a Torino, ma ha una rilevanza non soltanto torinese, perché parliamo d'Italia, ma soprattutto parliamo d'Europa. Se l'Europa non riesce a riprendere in mano il suo spirito originario, che è quello dell'integrazione, non soltanto come integrazione di politiche, di misure economiche, ma come integrazione di cittadinanza, diciamo, il sogno dell'integrazione europea rischia di affievolirsi, di scomparire e in realtà di farci perdere la ricchezza di quel progetto.